Antonio Pagliarulo, assessore al turismo della Comunità Montana Vallo di Diano. È emozionante vedere come risponde la popolazione e i portatori di interessi a questo tema dell'aeroporto. Sul turismo si sta lavorando tanto e i risultati ora ci sono. Assolutamente sì, è un'infrastruttura che è una realtà che si sta avvicinando, che ovviamente anche per noi del Vallo di Diano sarà qualcosa di fondamentale, soprattutto sotto l'aspetto turistico. Qualsiasi luogo dove esiste un aeroporto ha delle potenzialità sicuramente maggiori rispetto a ciò, diciamo, dove appunto un aeroporto non ha modo di essere. Noi aspettavamo questo momento e ci stiamo arrivando. Oggi la sala è gremita, parte pubblica, parte privata, la parte privata con un tessuto imprenditoriale meraviglioso del nostro territorio che è accorso qui a Padula proprio per assistere a questo dialogo, diciamo, tra Camera di Commercio e l'aeroporto, appunto, e la GESAC, proprio per avere delle risposte e soprattutto per dare contributi per migliorare il vivere del nostro Vallo di Diano. È una svolta per la destinazione Vallo di Diano, cui la Comunità Montana e il suo assessorato sta lavorando intensamente da anni. Sono due cose che cambieranno sinergicamente sicuramente, perché la aprirsi al mondo intero attraverso l'aeroporto significherà anche poter portare fuori il brand Visit Vallo di Diano, rallenta ti portiamo lontano. È qualcosa su cui noi stiamo investendo tantissimo e continueremo ad investire con le nuove risorse 21-27 insieme alla Regione Campania e all'assessorato del turismo, e questo momento sarà proprio un punto di partenza per migliorare anche la vivibilità del nostro territorio.